Bisogna dire che l'intervento del dottor Alessandrini, pur nella sua drammaticità del ricordo, è stato uno spot per Giulianova. Ah sì, non c'è dubbio, Giulianova merita non soltanto la nostra ammirazione. Noi quando veniamo sui disastri dobbiamo essere consapevoli che non sempre troviamo un punto d'accoglienza, un clima per la ricettività, per l'accoglienza delle persone che possano essere, come dire, tagliati su misura su quello che chiediamo. Nel caso di Giulianova io ho avuto ben due esperienze a distanza di quasi 10 anni l'una dall'altra che mi hanno comunque confermato come questa comunità esprima dei valori di solidarietà, di amicizia, di accoglienza che raramente si trovano. Vuoi che sia maturità civica? Può darsi. Vuoi che sia la capacità delle amministrazioni pubbliche di interpretare questi sentimenti e quindi anche una certa modernità nell'approccio ai temi della sicurezza, della salvaguardia, della tutela? Beh, fatto sta che Giulianova nel primo e nel secondo caso ci ha dato delle risposte che sono superlative. Tant'è vero che io sono personalmente rimasto molto affezionato al luogo, lo considero una specie di seconda patria. Sono tornato da Varese, 1000 chilometri sotto la pioggia, per stare qui con voi questa sera. Una bella sì, ieri sono partito nel primo pomeriggio da Varese, sono arrivato ieri sera col buio, passando tra l'altro da Parma, facendo il Tirreno fino a Roma e poi da Roma tagliando qua. Ho fatto 1000 chilometri, però valeva la pena, ne valeva la pena prima di tutto per ritrovare tanti amici e poi per andare a vedere il frutto di un lavoro che sapevo essere coscienzioso, puntuale e pieno di attenzione verso gli scopi che sono della protezione civile. Infatti ho visto attenzione verso il monitoraggio, attenzione verso la tutela dei cittadini, l'attenzione verso il posizionamento di un centro che sia facilmente raggiungibile, coi parcheggi lungo la statale, quindi c'è tutta una serie di accorgimenti che il gruppo ha messo in campo assieme al comune che fanno sì che questo centro operativo possa presentarsi come un punto strategico. L'hanno riconosciuto, almeno a lei l'hanno riconosciuto, che ha fatto un ottimo lavoro qui in brevissimo tempo con una drammaticità senza precedenti. Non lo so, io so molto più neve nella seconda fase. So soltanto che particolarmente nell'episodio della neve ho avuto la conferma di come ormai questo luogo, questa comunità era preparata a queste cose, perché quando mi è arrivata la chiamata che c'era gente che stava scendendo di corsa dalle zone che erano sotto le scosse, mi è bastato andare in comune e chiedere che venisse riaperta la struttura che tutti conoscevano, che si sapeva come funzionava. In 2 o 3 ore i ragazzi qui erano già tutti pronti, tutti all'opera, abbiamo cominciato a cogliere i primi che arrivavano. Abbiamo messo a letto 4.000 persone in una notte? No, forse 4.000 in una notte, no, ma 3.000 sì, 4.000 il resto dei giorni successivi. Il numero reale secondo me erano 3.000. Voi avete inaugurato quel centro che non è stato mai più brillante come in quel periodo. Ah, è stato grandioso. Sonnecchi adesso. È stata un'esperienza unica e devo dire che, guardate, il gruppo... Utilizzare un gruppo locale è un valore assoluto, vincente, perché soltanto il sapere che proviene dal territorio può aiutarci nell'essere efficaci nell'intervento. Se io potessi fare affidamento soltanto su noi che arriviamo come la cavalleria da fuori, ma non andremmo da nessuna parte, se non ci fosse questo supporto necessario, ma è assoluto, insomma, non devo neanche stare a spiegare bene.